Buonasera ai telespettatori del TG8 con il collega Francesco Paolo Salviani. Siamo nella zona di Pescara Porta Nuova, esattamente in Piazza Unione, per la processione del Venerdì Santo che in questo anno interessa soprattutto Pescara Porta Nuova, o meglio Pescara Vecchia, perché qui siamo proprio tra Corso Mantonè e Via delle Caserme. Si è scelto anche quest'anno di prendere i cosiddetti numeri romani per identificare le 14 stazioni, ma poi da Don Emilio Lonzi, che ormai conoscete e che ringrazio, responsabile dell'ufficio diocesano, ci facciamo spiegare meglio il numero delle stazioni e Don Emilio ci parlerà della processione di quest'anno. Mancano le statue, ricorderete l'anno scorso in centro è stata la stessa cosa e questa volta si è scelto non il centro cittadino ma Pescara Vecchia, Pescara Porta Nuova. Le chiedo subito, Don Emilio, il perché di questa scelta. Bah, intanto è una scelta di comunione piena fra le varie parti della città. L'anno scorso abbiamo scelto Pescara Centrale, quest'anno Pescara Porta Nuova, in un punto che possiamo dire che è anche proprio il cuore della città, sia per la tradizione antichissima, sappiamo bene che è la parte più storica di Pescara, ma poi perché è anche un posto dove tanta gente, è un posto che le persone frequentano abitualmente, soprattutto tanti giovani. E allora vogliamo essere anche un segno, una testimonianza, una presenza divina in un luogo dove forse non sempre si prega o non sempre si compiono azioni sacre. Ecco, diciamo che quest'anno, me lo aveva anticipato in un servizio al TG, il tema forte è quello della guerra. Ci sono delle riflessioni, lei tra l'altro ha un libro in mano, lo possiamo anche mostrare quando può alla telecamera di Francesco Paolo Salviani, di questa Via Crucis, perché ci sono dei momenti intensi di preghiera. Sì, il Vescovo ha anche introdotto la Via Crucis, la processione questa sera, dicendo proprio questo: deve essere un momento di meditazione, un momento in cui riflettiamo in profondità la situazione, la condizione che questa umanità sta vivendo, perché è vero che abbiamo delle guerre eclatanti tutti i giorni sugli schermi, ma abbiamo anche tante guerre nascoste. La guerra spesso risiede nel cuore dell'uomo e allora le riflessioni sono un invito costante alla pace, sottolineando però quella violenza e quella tragedia, la tragicità che è la violenza e che la violenza soprattutto quando sfocia nella guerra. Quindi il Vescovo ha avuto dei giorni di riflessione, proprio è andato fuori in un ritiro spirituale per generare queste 14 riflessioni e ogni riflessione logicamente corrisponde alla stazione di riferimento. Le stazioni sono rappresentate dai numeri, romani, infatti già dall'anno scorso c'è stata la scelta di non portare le statue in processione, ma una scelta più intima forse, più raccolta, quella di mettere in evidenza i numeri romani a rappresentare le varie stazioni, gli ultimi momenti della vita del Cristo, e lì poi ci sono le preghiere e la gente che segue il corteo. Diciamo che quest'anno la processione è uscita dalla cattedrale di San Cetteo, solo due le statue, ma rappresentative, il Cristo morto e dietro il volto struggente della Madonna, via via poi immagino l'arcivescovo e via via il coro dei fedeli. Sì, allora non abbiamo portato questi simboli perché è vero già che Pescara non ha una grande tradizione da un punto di vista, ecco, di queste manifestazioni, ma il Vescovo ha voluto sottolineare l'abbandono di un folklore, di una passeggiata, di tutto ciò che sembra accessorio e non sostanza in un momento in cui stiamo riflettendo sulla morte di Cristo, stiamo riflettendo sull'evento più importante della storia della salvezza, la sua morte e la sua risurrezione. Quindi è tutto concentrato sulla potenza che la morte e la risurrezione di Gesù possono avere nella storia di questa umanità. Quindi queste stazioni sono simbolicamente, queste 14 stazioni, che sono in realtà una tra le più antiche tradizioni medievali che i crociati stessi hanno portato in Terra Santa, ricostruendo il percorso fatto da Gesù. A Gerusalemme c'è la Via Crucis, magari in questi giorni verrà anche tante volte citata e manifestata, ecco, ma è stata una tradizione che i crociati hanno portato in Terra Santa, hanno ricostruito il percorso e ora anche lì si può rivivere questo evento, che sono, come dicevi bene, gli ultimi momenti della vita di Gesù, con
il carico della croce, le cadute, questo cadere, no? Questa umanità che cade continuamente sotto le bombe. Quante persone cadono sotto le bombe? Ecco, Gesù che cade sotto la croce sono come le persone che cadono sotto le bombe, e molte hanno la forza, il coraggio di rialzarsi come si è rialzato Gesù. E quando logicamente manca la forza, ecco il Cireneo. Quanti Cirenei, di quanti Cirenei abbiamo bisogno oggi per le persone che cadono sulle strade della nostra terra, ma dentro le case, dentro le famiglie, nelle situazioni anche più quotidiane c'è bisogno di Cirenei. E ringraziamo Dio perché sono tante le persone che si fanno prossimo a coloro che hanno bisogno. Anche qui, anche se non è uno sviluppo dei simboli, vediamo le forze dell'ordine, vediamo tante associazioni di volontariato, vediamo gli scout, ecco, vediamo tutte quelle associazioni e quelle persone che hanno capito che c'è bisogno di condividere la croce con qualcuno, e lo fanno anche come scelta di vita. Io avevo chiesto sempre in un servizio al TG se non sia un ossimoro far passare la processione del Venerdì Santo proprio qui in Via delle Caserme, nei luoghi della Movida, e lei mi ha dato una risposta convincente. Ma semplicemente è bello passare lì dove c'è la vita. Noi passiamo con il sacro dove tutti i giorni c'è una vita quotidiana, perché poi non è solo la Movida serale, ma ci sono anche tanti uffici, tanta gente che lavora, no? E tanta gente che magari fa questa passeggiata proprio per rilassarsi in un posto sereno, tranquillo, no? Perché è chiuso al traffico, e quindi alcuni dei locali sono anche caratteristici, è un piacere fermarsi in essi. E penso che passare qui per la processione lascerà un segno sicuramente, perché pregare in questo posto significa pregare nel cuore della città, e io penso che quando si prega nel cuore, poi come il sangue che va in tutto il corpo, da qui penso che l'efficacia di questa preghiera possa raggiungere ogni angolo della nostra città. D'altronde la parte storica non per questo viene chiamata Pescara Vecchia, qui insomma ci sono case di personaggi illustri che conosciamo, e ci sono anche le antichità di una città apparentemente moderna che però affonda le sue radici poi in una tradizione, vorrei dire. Sì, sì, è una città preromana, addirittura si pensa che fosse uno dei porti di Roma, no? Quindi dagli scavi archeologici che hanno fatto. Ostia Terni. Sì, esatto, e quindi questo diciamo che è anche un prestigio per la nostra città, che tutti dicono abbia solo 50-70 anni di vita, ma non c'ha proprio 70 anni di vita. I borghi dei nostri pescatori penso che risalgono a secoli, non proprio a decenni. Le chiedo come l'hanno presa i pescaresi, nel senso, non parliamo di polemiche perché non è il caso. L'anno scorso c'è stata la processione solo in centro, però voi avete promesso il prossimo anno si passerà a Porta Nuova. Un'anticipazione, il prossimo anno ancora si potrebbe pensare a una riunificazione della processione tra Pescara, diciamo, Nuova e Pescara Vecchia, oppure si terrà questa linea? Diciamo che questo itinerario non è che nasce solo per una convenienza, no, è studiato e pregato. Quindi l'anno scorso il Vescovo ha manifestato questo suo desiderio, ci ha pregato, ha affrontato anche tutte le polemiche che sappiamo. Quest'anno invece, anche quest'anno, abbiamo pregato insieme e abbiamo deciso insieme, collegialmente, sinodalmente, il percorso che facciamo in diocesi, questo percorso. Cosa uscirà l'anno prossimo? Sinceramente non lo so, perché è un frutto della preghiera, quindi sarebbe difficile fare un pronostico profetico, diciamo. Ma sicuramente potrà essere una modalità per continuare l'idea di pregare, di approfondire il tema della morte di Cristo, questo sicuramente sì. La cittadinanza l'ha presa con molta serenità, basta sapere dove si fa, a che ora esce. Nessuno mi ha fatto polemiche, anzi ho ricevuto tante telefonate proprio per sapere questo itinerario e per partecipare, ma serenamente, nella verità di quello che una processione deve essere. Intanto continua il pellegrinaggio e ci si ferma davanti alle stazioni. Io le chiedo, adesso dovrebbero arrivare tra poco anche le statue del Cristo morto e della Vergine. Allora, arriveranno sicuramente solo il Cristo morto e l'Addolorata, ma perché la simbologia di un'umanità che soffre siamo tutti noi.
al di là di questi simboli di cartapesta, no? Ma non voglio certo disprezzare i simboli di cartapesta, ma i simboli in carne viva sono, penso siano molto più importanti. Poi abbiamo scelto per portare la croce delle categorie di persone, abbiamo scelto le mamme, gli anziani, la protezione civile, le religiose, i lavoratori operai, medici, universitari, poveri, seminaristi, famiglie, ecco, perché è uno spaccato della nostra umanità chiamata ogni giorno a portare la croce, pensando che queste persone nei luoghi di guerra sono nella sofferenza, sono nella tribolazione. Immaginiamo il servizio dei medici, il servizio di una protezione civile, il servizio di tutti coloro che sono volontari, oppure la sofferenza degli anziani, la sofferenza dei bambini, i poveri sempre più poveri. E tutti coloro che hanno delle speranze nel futuro, che vedono crollare tutto intorno a loro, no? Immaginiamo i seminaristi che sono in cammino per il sacerdozio, vedono crollare il proprio seminario, crollare le proprie chiese, crollare i riferimenti, insomma, allora noi siamo partecipi di queste verità, sono verità dolorose che non dobbiamo mai nascondere, ecco, esistono e noi le vogliamo rimettere in evidenza non semplicemente sullo schermo di una TV, ma con il cuore di tutte le persone che in qualche modo vogliono partecipare a questo dolore, pregano e magari fanno anche dei gesti, dei segni significativi. Abbiamo visto anche le fiaccole, il fuoco purificatore, insomma, che possa purificare le nostre anime anche di chi purtroppo decide per noi, con guerre in cui ci rimettono gli innocenti, qualsiasi essi siano. E lei mi ha detto che questa processione quest'anno è incentrata proprio sul tema della guerra, del no secco a ogni tipo di guerra. Assolutamente, il no secco a ogni tipo di guerra, ma ogni tipo di violenza che poi ha come un'escalation, questa parola che sentiamo purtroppo sempre in questo senso negativo, genera la guerra, la violenza, ma perché c'è questo, sempre questa idea di dominio, questa idea di interessi, questa idea di finanze che devono essere impegnate sulla pelle e sulla morte di tanti, tanti, tanti innocenti, perché vediamo che nelle ultime situazioni quelle più eclatanti sono i più innocenti a perdere la vita, a ricevere violenze inaudite, e se anche non perdessero la vita, ma la perdono perché la loro testa, penso, non riesce più a rimettere in equilibrio le idee. Quindi sì, il nostro arcivescovo ha fatto questa scelta anche perché è una tematica che gli sta particolarmente a cuore. Più volte abbiamo organizzato incontri di preghiera, ma anche azioni molto concrete. La Caritas Italiana ha organizzato delle raccolte in tutta Italia proprio per riuscire a compiere degli impegni e dei progetti. Don Emilio, ecco, qui arriva la croce. Sì, il momento più toccante, la croce. Facciamo un po' di silenzio. L'arcivescovo e il popolo dei fedeli. La croce che è il simbolo per eccellenza del cristianesimo e anche del dolore, della passione di Cristo, ma se vogliamo anche della proiezione verso la risurrezione di Gesù. Allora, questi primi che seguono la croce sono quelli che poi la porteranno di stazione in stazione, poi si è unita certo anche un po' di popolo di Dio. Ecco, e poi fra un po' vedremo arrivare, ecco, forse in prospettiva possiamo già vedere la statua di Maria Addolorata. Ecco, come vedete, guardate quanto raccoglimento, quanta preghiera, non c'è un chiacchiericcio, cioè secondo me questa modalità è una modalità che aiuta ad entrare nel mistero dell'amore di Dio. Intimo, dice, una modalità intima e più che altro non visiva, quanto ci si ferma e in questo giorno si scava nella propria anima. Sì, infatti intima, non intimistica, perché entrare nell'intimità non significa isolarsi da tutto, ma insieme entrare nel mistero, perché l'intimità divina significa entrare nel mistero dell'amore di Dio. Io penso che questo sia fondamentale. Se guardiamo i volti di chi sta partecipando, di come si ascolta, un'ottima amplificazione che riesce a far pregare tutti. Vedremo, è veramente
numerosissima, sono numerosissime le persone che si sono unite a questa processione e tutti con l'idea di pregare. Non la curiosità di andare a vedere la processione, ma l'idea andiamo a pregare insieme come popolo di Dio. Di solito si dice, infatti, Don Emilio, io parlo piano per rispetto ovviamente alla croce, all'arcivescovo e a tutti, si dice vado a vedere la processione, invece forse si dovrebbe parlare di vado a vivere la processione. Penso che in questa modalità quasi nessuno dica vado a vedere, ma tutti dicono vado a vivere, a sperimentare, vado a partecipare, perché in realtà si partecipa con la preghiera, si partecipa con l'ascolto, si partecipa con il coinvolgimento, a volte anche emozionale, che non è sempre sufficiente per un'autentica fede, ma anche l'emozione ha la sua parte, perché entrare nell'intimità di Dio è da brivido, è da brivido. Le sue parole sono sempre molto toccanti, Don Emilio, è molto belle, veramente toccano il cuore nel profondo. Poi lei è autore anche di diverse pubblicazioni. Sì, beh, io, essendo il direttore dell'ufficio liturgico diocesano, sono spesso chiamato ad organizzare le preghiere, per cui anche questo testo che abbiamo preparato, le meditazioni sono dell'arcivescovo, poi abbiamo composto le preghiere, le intercessioni, l'orazione, così. Però poi sono anche tante le occasioni alle quali sono chiamato a produrre. Forse la cosa che mi piace più dire, sono contento di aiutare le persone a pregare. Ecco, con queste produzioni aiuto le persone a pregare. Poi siamo in realtà un'equipe liturgica, insieme con canti e preghiere aiutiamo le persone a pregare. Quando aiuti le persone a pregare, sai che le aiuti a incontrare il Signore, a incontrare Dio, e quando si incontra Dio sicuramente si sta sempre meglio. Dio non è quello che ti deve risolvere i problemi, ma sicuramente ti accompagna e ti aiuta a sostenere anche quelle situazioni a volte tragiche e dolorose che la vita ci riserva. Noto anche che chi crede ma frequenta poco la Chiesa, ebbene, il Venerdì Santo deve però partecipare alla processione, come se si volesse dividere il dolore del Cristo in cui si chiede, a prescindere se si frequenti o meno la Chiesa. È vero, c'è una frequenza che supera qualsiasi numero immaginabile di persone e... sarà che comunque il concetto della morte è un concetto che ci sta ancora a cuore. Tante cose abbiamo perso di vista nella vita, anche nella fede, ma forse la morte rimane quella situazione dove l'uomo viene interpellato fortemente e cerca una risposta. E allora l'unico, detto logicamente da me, l'unico che sa dare una risposta alla morte è proprio Gesù risorto. Quindi noi celebriamo la morte di Gesù, ma celebriamo soprattutto la risurrezione di Gesù. E quando tu celebri la risurrezione di Gesù, logicamente trovi la speranza. E quando trovi la speranza vivi meglio, e questo è sicuro. Intanto qui il Cristo morto e la Vergine Maria, facciamo un po' di silenzio. Il simulacro del Cristo, Don Emilio, che si è fermato, è dietro la Madonna. Io mi ricordo già da quando ero bambina, la Madonna con un volto struggente che indica tutta la sua natura di mamma che vede il figlio in questo modo, che però ha la certezza, la speranza della resurrezione. Beh, il momento in cui vede il figlio morire e poi il figlio morto, non so quanta speranza ci sia stata nel suo cuore, certamente ha capito quanto amava questo figlio, quanto ha amato questo figlio. E in una riflessione ho letto che se si potesse morire di dolore, Maria avrebbe scelto di morire per ridare la vita al figlio, ma invece il dolore ti si incrosta al cuore e diventa un peso veramente terribile. Ma Gesù ha pensato anche a lei dalla croce.
l'ha affidata a Giovanni come madre e a Giovanni non l'ha lasciato solo sprovveduto, era il più piccolo degli apostoli, l'ha affidato alla mamma. Madre, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. E lì Maria ci ha rigenerati tutti a figli suoi. Noi siamo figli di Dio e siamo figli di Maria. E mentre il simulacro, il cataletto del Cristo prosegue con la bellissima immagine statua della Madonna, noi abbiamo solo pochissimi minuti per concludere. Allora, Don Emilio, vorrei che lei facesse una chiosa e desse un messaggio a tutti i telespettatori che ci stanno guardando. Ma il messaggio forse è simile anche ad altre occasioni. È un messaggio di speranza. Credere in Dio, credere in Gesù morto e risorto è la speranza della nostra vita, si vive meglio. Oggi si va verso la disperazione, tante persone sono afflitte, tante persone cadono, non si rialzano, tante persone hanno dei pesi che non riescono a portare. Ecco, c'è una speranza, ci sono persone che ci possono aiutare, non ci lasciano soli. Basta alzare lo sguardo, basta girarsi intorno, ce n'è sempre qualcuna, non disperate e comunque confidate in Dio. Guardiamo a Gesù crocifisso, guardiamolo a volte anche proprio con attenzione, guardiamolo con trasporto, cerchiamo di interpretare quel dolore e dire: l'hai fatto per me. Gesù, questo l'hai fatto per me, per amore a me, per il perdono dei miei peccati, per donarmi la salvezza, per donarmi la vita eterna. Grazie Gesù. Noi ringraziamo Don Emilio Lonzi che come sempre, come ogni anno, ci accompagna in questa processione del Venerdì Santo. Don Emilio Lonzi che è responsabile dell'ufficio liturgico e dunque ha un ruolo fondamentale, insomma un grande ruolo anche in appoggio, possiamo dirlo, all'arcivescovo Monsignor sì. Valentinetti. Sì, beh, stretto collaboratore sicuramente, soprattutto in tutte quelle che sono le attività di preghiera e di proposta della fede alla diocesi. Sì. Non le chiedo di dire buona Pasqua perché lei mi ha insegnato che non si dice il Venerdì Santo. No, è vero, non si dice buona Pasqua, ma auguriamoci di fare un'esperienza di risurrezione. Auguro a tutti voi che avete seguito questa trasmissione, questo momento di fede così intenso, di godere della gioia della risurrezione, perché con la gioia della risurrezione si riqualifica la vita e si vive davvero più felici, esattamente come Dio ci vuole. In questo tempo che facciamo dei percorsi particolari in diocesi, oserei dire come Dio sogna per noi. Bellissima questa frase, come chiosa, grazie a Don Emilio, ti ringrazio tantissimo, grazie al collega Francesco Paolo Salviani per le riprese e le immagini, qui continua a scorrere il corteo di tanta gente, si arriverà infatti di fronte lì in fondo a Via delle Caserme dove ci sarà una croce illuminata, abbiamo detto la croce simbolo appunto del cristianesimo e anche se vogliamo della passione del Cristo, in attesa ovviamente della risurrezione. Ancora grazie, grazie ai telespettatori della TG8, l'augurio è di un buon proseguimento di serata. Arrivederci.